La risposta delle comunità alla paura. L'israeliano, figlio di una delle vittime uccise nella strage al mercatino di Natale di Berlino, ha acceso una delle candele della Menorah, il gigantesco candelabro posizionato di fronte alla porta di Brandeburgo, in occasione della festa di Hanukkah, celebrazione ebraica che cade negli stessi giorni delle feste del Natale cristiano. Il rabbino Yehuda Tohai, una delle figure di spicco della comunità berlinese, ha detto: questo attacco non è contro Berlino, la Germania, gli ebrei, i cristiani o i musulmani, ma contro tutti assieme, contro chi crede nella democrazia, nella pace, nella libertà, per colpire chi è contro l'oscurità. Eliakim era il figlio di Dalia, la donna travolta dal camion guidato da Anis Amri lo scorso 19 dicembre, che ha fatto 12 morti. Anche suo padre è rimasto ferito.